Ciao ragazzi, bentornati. Siamo arrivati al modulo, se non sbaglio, 10 di questo corso. Spero che vi stiate trovando bene, che vi piaccia. Ovviamente per qualsiasi domanda o altro mi scrivete tranquillamente. Oggi si passa agli accordi cosiddetti di dominante o di settima di dominante o semplicemente di settima. Oggi siamo in tonalità di Si bemolle, quindi Si bemolle settima è un Si bemolle maggiore, una triade maggiore. Si bemolle Re Fa. E aggiungiamo un intervallo di terza minore dalla quinta, quindi dal Fa. E troviamo quindi il La bemolle che è la settima minore di Si bemolle. Tralascio tutto il discorso teorico di questo accordo, che funzioni ha, in che genere si suona. Faccio solo un paio di esempi: nel blues, nel funk, nel jazz. È un accordo che ha molte, veramente molte funzioni e può essere alterato, però oggi concentriamoci un attimo per ora solo sullo studio dell'arpeggio, come suonarlo, come utilizzarlo e quali possono essere le idee per costruire il groove, specialmente in stile funk, ma non solo. Quindi, solito discorso di tutti gli arpeggi, lo studio delle tre posizioni. Scusate un attimo. Quindi partire con il dito, si muove in Si bemolle, abbiamo detto partire con il mignolo, col dito medio, secondo dito, e co o con l'indice, scusate, o così. Come abbiamo visto per gli altri arpeggi, per gli altri accordi, proviamo a suonare su tutta la tastiera anche questo arpeggio, quindi posso partire ad esempio dal Fa, che è la quinta. Una cosa molto importante che credo sia doveroso farvi notare e farvi provare soprattutto è quella di creare una semplicissima frase, la prima che vi viene in mente. Più o meno, una cosa del genere. Farla con le tre diteggiature, quindi faccio lentamente, ho fatto una cosa tipo. Più o meno una cosa del genere. Questo serve non solo a imparare
groove appunto in varie posizioni, quindi ampliare la conoscenza della tastiera e le varie possibilità, ma anche perché cambia il suono, suonare un groove in questa parte della tastiera ha un suono diverso da. Cosa fisica dello strumento e quindi cambia il suono. Torniamo all'arpeggio di settima e si può riprendere tranquillamente gli esercizi che abbiamo visto per gli arpeggi precedenti, quindi per semitoni, mi settima, fa. Fa diesis, sol, qui è possibile cambiare le diteggiature, quindi diciamo le chiamo percorsi, quindi un fa settima lo posso fare così. Ma anche volendo eccetera eccetera. Come sempre fateli ascendenti, discendenti, mezzi e mezzi, uno discendente, uno non ascendente, eccetera, eccetera, partendo dalla terza, ad esempio mi settima. Salire poi di semitono, anche qui, falli tutti partendo dalla terza, partendo dalla quinta, eccetera, eccetera. Se volete ampliare, diciamo, estendere l'accordo fino alla nona. La nona, poi vedremo più avanti, molto spesso sarà bemolle, quindi sarà un do bemolle, quindi a caso di si bemolle, si naturale per convenienza, altrimenti la nona maggiore normale, e in altri casi può essere anche diesis, ma questo ne parleremo un po' più avanti quando vedremo il collegamento con le scale. Quindi, restando sul semplice, si settima, se lo facciamo, lo ampliamo fino alla nona, con la nona maggiore vedrebbe questo. Quindi ho aggiunto un do naturale. Oppure fino all'undicesima. O addirittura fino alla tredicesima. Eccetera, eccetera. Oggi voglio farvi sentire con una base, questa volta un po' più fancheggiante, quali sono le possibilità che abbiamo. Quindi solo con le note dell'accordo di si settima, e poi vi faccio vedere un trucchetto che soprattutto nel funky sta benissimo, e andiamo a sentire la base. Allora, inizialmente suonerò solo le note di si settima, appunto, quindi si, re, fa, la bemolle. Andiamo ora a vedere, proviamo a suonare invece del si settima, proviamo a suonarci l'accordo che abbiamo visto prima, si bemolle
minore serve. Ora proviamo a utilizzare tutte e due le terze, quindi si bemolle settima, che è la terza maggiore, si bemolle minore settima, che è la terza minore. Le proviamo a mescolare tutte e due. L'ultimo consiglio che vi do oggi è quello di provare anche la cosiddetta sostituzione del tritono, che sarebbe nel caso di si bemolle l'accordo semplicemente di settima, uguale, identico, però una quarta diesis, appunto il tritono sopra, quindi nel nostro caso sarà un mi settima. Provatelo, infatti non sempre ci sta bene, però possiamo utilizzare qualche nota appunto di mi settima nel nostro groove. Abbiamo la nona bemolle, settima minore, la quarta diesis e la terza minore. Per oggi fermiamoci qui, abbiamo buttato giù tanti, come si dice, tanta carne al fuoco. Sentite voi dove vi sembra che ci stia bene qualche sostituzione, qualche nota un po' out, diciamo. Questi sono solo alcuni dei tantissimi modi per andare un po' fuori, un po' dentro. Si può usare note cromatiche. Appunto, l'accordo di settima si presta molto a essere alterato, interpretato a piacere, quindi vedremo anche meglio quando parleremo di scale e proprio sostituzioni vere e proprie. Vi aspetto al prossimo video, per oggi è tutto, grazie ancora e al prossimo video.